Amici, buongiorno. Napoli-Parma 2-1, 12 ore dopo. Ce le siamo presi per cercare un attimino di rilassarci, di rasserenarci dopo la grande gioia di ieri. È vero, una partita contro una neopromossa, la terza di campionato. Voi dite, non è giustificabile tutta questa gioia, ma il calcio è questo. Vincere una partita facendo gol al 94esimo e al 101esimo è l'essenza del calcio, l'essenza della felicità, e ieri siamo stati molto felici. Partiamo da un complimentissimi al Parma, una squadra bellissima, velocissima, un Bernabé veramente grande giocatore, un Pecca che anche se ci ha fatto girare il cazzo ieri li ha messi benissimo in campo, è sempre nel nostro cuore Fabio Pino Vecchia. Una squadra che parte in contropiede in 5-6 persone, aggressiva, velocissima il primo tempo, nulla da dire, un vantaggio meritatissimo, forse anche un po' stretto. Nel secondo tempo, sinceramente, sono calati molto e noi siamo saliti. L'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo messo il tridente, quello stellare, che ci farà tanto sognare. Neres, Kvaratskhelia, Lukaku. È anche vero che l'espulsione indubbiamente ha cambiato la partita, magari senza l'espulsione forse non l'avremmo nemmeno pareggiata, ma questo è il calcio, espulsione sacrosanta, doppio giallo, gioco pericoloso, il secondo e perdita di tempo naturalmente costante nel secondo tempo, ma lo ribadisco solo perché da Parma dicono che non ci sia stata, per l'amor del cielo, decisiva. Senza l'espulsione, con tutto il forcing che stavamo facendo, io dubito che l'avremmo anche pareggiata la partita, ma questo è il calcio, è una partita importantissima, una vittoria che dà entusiasmo, dà felicità, dà serenità, dà compattezza alla squadra che veramente è diventata di nuovo una famiglia, e dà una solidità emotiva importante. Il Napoli soffre, il Napoli non gioca bene, ma il Napoli sta nascendo veramente un gruppo compatto e sicuramente in sinergia di nuovo con l'ambiente. È tutto merito dell'unico generale che ci sta in questo momento, che si chiama Antonio Conte. Restano le grandissime difficoltà, ma dovevamo fare meno danni possibili in queste tre partite, dove il mercato stellare, ottimo, naturalmente da 9 e non da 10 perché manca un esterno, ma va benissimo così. Non l'abbiamo potuto mettere in campo proprio perché i nuovi acquisti sono arrivati da pochi giorni. Come dice Conte, è folle avere il mercato aperto. Il Napoli è stato una delle tante squadre vittima di questa cosa. Dovevamo arrivare alla sosta per ricompattarci e cercare di fare meno danni possibili. E onestamente i danni sono stati fatti, ma solo a Verona. Ma diciamo, visto anche l'andamento delle altre squadre, 6 punti va più che bene. Adesso inizia il vero campionato per tutti. È inutile dire che con questa squadra, quella di ieri, i problemi ci saranno per sempre, perché Raspadori non è un giocatore di alto livello, non è un attaccante. È entrato Lukaku in 15 minuti, ha fatto quello che Raspadori non è riuscito a fare in 3 giorni, in 3 partite. Non ha fatto un tiro in porta, non è stato pericoloso. Lukaku si vede proprio di altissimo livello, assolutamente diverso rispetto a Raspadori. E poi soffriamo molto quando giochiamo con Olivera e Mazzocchi sulle fasce. Ci sta un problema sugli esterni, è l'unico punto debole del Napoli a mio avviso. Se non si trova il modo per far scalare Di Lorenzo a destra, alto, e mettere un altro difensore a posto suo, la vedo un po' complicata. Sicuramente con Spinazzola al posto di Olivera, anche per come dire, fisiologicamente la partita era diversa, è andata meglio, ma resta comunque un problema sulle fasce. Anghissà, Lobotka a centrocampo faticano a due. Un Anghissà che ha fatto il gol del 2-1 e quindi va bene così, ma ieri veramente ha giocato malissimo, camminava in mezzo a campo, e ho paura che pure Lobotka a 2 possa soffrire. Però al generale le scelte, ora abbiamo un grandissimo centrocampo con McTominay e Gilmour, e addirittura Forduscio che pulisce le scarpette a questi 4, e ho detto tutto il livello che abbiamo. Addirittura avanti abbiamo oltre Osimhen, fuori rosa abbiamo Gonce, Raspadori, Politano, Neres,
insomma, una squadra veramente costruita per fare le coppe, siccome non le faremo, vuol dire che giocherà veramente chi sta più in forma, e un Napoli veramente costruito alla grande. Dovevamo scollinare, ripeto, e fare meno danni, abbiamo scollinato, abbiamo 6 punti, siamo felicissimi, siamo contentissimi, una squadra che soffre, non gioca bene, ma che ci crede, unita, che suda, che fa finalmente falli, una squadra che lotta e che suda e che ci mette cura, era solo questo che volevamo. Ci siamo divertiti, era parecchio che non lo facevamo, soffrendo, abbiamo giocato alla fine. Ora inizia il campionato, inizia per tutti, ma io ho la sensazione che il Napoli c'è e ho la sensazione che l'Italia inizia un pochettino a stare male. Per quanto riguarda il Parma, complimentissimi, per l'amor del cielo, l'espulsione è stata decisiva per noi, senza l'espulsione non l'avremmo nemmeno pareggiata, ma questo è, siamo felicissimi perché è una vittoria che vale molto più di 3 punti, vale per l'entusiasmo e vale per ricompattare e caricare assolutamente l'ambiente. Adesso tutti a Cagliari fra 2 settimane e noi ci iniziamo a credere. Forza Napoli sempre!